Quindi sì. Ok, vado, Sì. condivido intanto il materiale, Sì. allora, lo schermo intero, questo, condividi, che vedete? Vedete? Vediamo la Ok, sì. cartella, la cartella. Ok, sì, allora ecco, sono riuscito a condividere. Allora, allora, partiamo intanto dalla bozza di partitura che ho fatto al volo la foto. Questo era quello che avevo fatto vedere l'altra volta, che come Sì. dovrebbe essere fondamentalmente il progetto. Allora, la parte superiore è quello, diciamo, dello strumento che dovrebbe, cioè sopra il strumento e sotto sarebbe il nastro. Si Sì. vede il mouse nuovo? Ok, e questa è la Sì. parte sotto, che appunto quello che avevo pensato è prendere ognuno di questo segmento, ogni segmento è una delle funzioni lineari, cioè quindi un while che fa questo, un while che fa quest'altro, un while poi che fa questo e quest'altro, insomma, sì, come ha detto lei, poi naturalmente è probabile che così rendo il codice un po' difficile da rimetterci mano, però comunque intanto questa è la prima soluzione che mi era venuta in mente. Come funziona? Che fondamentalmente in teoria la parte di nastro sarebbe quella parte in chiave di basso, che sarebbe appunto sempre Moonlight Serenade rimaneggiata per semplificarla il più possibile, e la parte di basso è il nastro, che quindi già, come si vede dalle note, va fuori l'estensione del clarinetto, che quindi automaticamente il nastro qui diventa la prima operazione che faccio, è quella sicuramente di scendere di un'ottava per poter permettere insomma, di poter utilizzare queste note. Poi in realtà poi il pitch, come si vede qua, in realtà sarà proprio una, soprattutto dal 50% dell'esercizio in poi, verrà poi ulteriormente rielaborato. Allora, gli elementi che sono, aspetta, prima che mi perdo, allora, no, questo adesso non serve. Allora, e quindi che cosa succede? C'è la parte di nastro, c'è quindi tutta la parte questa chiave di basso, che è quella parte preregistrata che poi verrà manipolata, e poi c'è la parte invece, questa qua in chiave di violino, che sarebbe lo strumentista, il clarinettista, che dovrebbe suonare sopra e deve eseguire questa partitura, però deve seguire sia lo spartito, questo qua, cioè queste note qua, ma deve seguire naturalmente anche quanto assegnato in questa parte. Cioè, che vuol dire? Che fondamentalmente laddove il nastro comincia a suddividere, inizialmente volevo usare degli slice, come ci aveva fatto vedere, poi l'ho semplificato in un altro modo. Praticamente che succede? Qui il nastro invece di fare degli slice, e alcuni slice farli sentire, alcuni no, quindi delle interruzioni, questo RN di random null, per lavorare, per semplificare, invece di usare i slice, avevo pensato di trovare in modo di trovare con random, un modo di prendere semplicemente cioè l'ampiezza, e mandarla a zero. E quindi così il campione viene letto in un dato tempo, cioè Quando per suona. una data lunghezza, poi naturalmente viene interrotto. E quando questa cosa accade, anche lo strumentista cerca di seguire, come se fosse un'indicazione in qualche modo ritmica di questo silenzio, di stoppare le note. Mentre invece dove c'è la linea appunto continuativa blu, semplicemente continua a leggere la sua parte. E stessa cosa qui. Che infatti pure qui avviene questa silenzia, questi silen silenziamenti, questi, insomma, questi annullamenti dell'ampiezza, ma avviene anche quell'altra cosa, cioè che il pitch inizialmente è tutto sceso di un'ottava, perché appunto sto fuori dall'estensione dello strumento, però anche il pitch in questo caso riaumenta.
sempre in maniera randomica, perché non è che aumenta questo qua, questa funzione lineare, non è che dice che il pitch è da 0, cioè dall'ottava sale fino all'ottava superiore, ma quello che aumenta è la quantità di randomizzazione. Non so se sono riuscito a Sì, spiegarmi, maestro. cioè tu Altro che. sei. Quindi è 0, 0 non c'è randomizzazione, sta semplicemente un'ottava sotto. Da 0 a 7 vuol dire che aumenta la possibilità che il pitch venga randomizzato e cambiare verso l'alto comunque. E Ecco qua che sette che infatti qui cos'è? nella Sette, diciamo, 0, 0, perché sette 0, 1, semitoni. cioè sarebbe il massimo della randomizzazione, dovrebbe essere 1, quindi non arriva proprio al massimo, ma a una, cioè un 0,3%, 0%, 1%, 0,3%, cioè il valore intorno al quale questa randomizzazione aumenta. E lo strumentista, cioè il clarinettista, anche qua, come prima seguiva, tra virgolette, ritmicamente i silenziamenti, cerca di seguire, cioè di trasporre, insomma, di cambiare tonalità, come se volesse cercare di seguire il nastro. E per poi dopo, se si ricorda tutto, doveva poi ritornare alla, diciamo, tra virgolette, alla normalità. E qui infatti qua, sia sulla parte superiore dello strumento sia sulla parte inferiore del nastro, si riscende e si ritorna tutto quanto al suono così com'era, e quindi anche il sassofonista può seguire la parte, lo spartito, insomma, sia la parte superiore, perché anche pure il nastro poi seguirà questo semplicemente sceso di un'ottava. Oltre, i vari tentativi falliti di codice, la cosa che è riuscito a trovare, cioè da quello che volevo partire fondamentalmente, erano una versione che poi è della che avevamo fatto, adesso non ricordo in data, che adesso glielo apro. Fondamentalmente volevo modificare questo, applico un atom. Allora era Ce utilizzare la questo fai codice gamma, ingrandire leggermente questo? Grazie. era questa versione qua, che però ancora su questo codice non ci ho messo mano, però è su questo che volevo lavorare, che andrà eliminato. Allora, di questo suono, naturalmente, allora, questo qui lo devo aprire. Allora, del diskin, driver. Naturalmente, non avendo la necessità di dover utilizzare, come avevamo fatto qua, tre diversi campioni, e essendo uno strumento mono, automaticamente lo strumento era uno solo, e il diskin naturalmente si semplifica di parecchio. C'è il pitch che naturalmente mi serve, la durata, lamp, skip, corner, che quelli rimanevano. E questo era il codice. Utilizzavo questa funzione, la funzione lineare, che a questo punto non dovrà più seguire soltanto un ciclo while, ma ne dovrebbe seguire di più. Questa parte automaticamente la elimino, perché non devo più usare un array. E però, aspetti che volevo aprirle un altro codice, mi serve, se lo ritrovo, perché tutti i pessimi tentativi, so, tutti questi codici buttati là, un attimo di pazienza, vediamo se è questo. Ecco qua. Allora, volevo eliminare tutto, cioè questa parte qua non la volevo più utilizzare, cioè l'effetto slice. Ma sempre per la logica di semplificare, semplicemente invece di dividere tutto quanto a slice, e poi alcuni di quelli farli sentire o alcuni no, aggiungere una funzione che manda a zero semplicemente lampo più e più volte durante la lettura. Mi sembrava un modo per salvarmi, cioè per semplificare. Ok, va Non so bene. se sto riuscendo a spiegarmi. Se si vede, insomma. Ecco qua che questa parte qua, questa che era iniziale, RND null,
questa RND NUMB viene eliminata, non serve più, perché non c'è più la necessità di suddividere. E questo slice silenziato di RAND, sì, questo RND null diventa semplicemente AMPA 0 randomico. Non so Sì, se ma, si capisce dopo. ma è un random che aumenta col passare del tempo e poi diminuisce, cioè ce ne sono In sempre questo di più di pause sì. e poi. Sì, allora praticamente qua dove sta a zero, appunto non c'è nessun annullamento. Man mano che aumenta, cioè l'ho visto come se fosse 1, e se vede qui, non so se si riesce a leggere proprio in ingrandire, 0,5 il 0,5, sì. livello massimo, no? Vuol dire che prete il 50% Ok, sì, della delle riproduzione del probabilità. campione è in silenziata, però non continuativo, cioè cioè si arriva a silenziarne il 50%, però spezzettato randomicamente comunque. Sì, cioè Non so quello che se. vuol dire è che ogni volta che c'hai una nota da fare, tu tiri in aria una moneta e c'è 50% delle probabilità che sia silenziata oppure che suoni. E questo. Eh sì, ecco, perfetto, sarebbe questo, però Ok. qua il discorso non è proprio la nota, cioè la nota inteso come la vede C-Sound, però non la nota, no, no, riprendo questo un attimo, no, eccolo qua, no, non la singola nota, cioè nel senso nella lettura del campione, che sarebbe tutta la parte di chiavi di basso, quindi sia questo Sì. che questo, Sì. ok, questo è uno. Scusa, Che questo quale? viene silenzioso quella parte della quello che è chiave di basso, perché questo è il Sì, nastro. sì, sì. Quindi non che venga silenziata una singola nota o meno, semplicemente che per me la nota, cioè, è inteso alla C-Sound, cioè è la lettura di questo campione, che parte da qua e finisce qua. Questa lettura, dato che questa cosa non è che si ripete più e più volte, naturalmente, perché questo dura pochi secondi, questo intero spartito, insomma, viene ripetuto più volte. Ogni volta che viene ripetuto, appunto, succedono questi elementi randomici. Quindi, quando ad esempio devo silenziare, si silenzieranno inizialmente poco, quindi magari salterà soltanto una piccola sezione, verrà se poi Ma una piccola sempre di più. sezione o una singola nota? Cioè, No, io. no, sezione, perché qui è come se, cioè, questa non è una partitura, questo è quello che è scritto soltanto per farlo registrare, quella parte in Sì. chiave di basso, dico, al musicista, allo strumentista, poi punto, quello diventa nastro, quindi per me non è più, non lo considero più in realtà note, Ah, lo ok. intendo come un programma musicale, cioè la nota è Sì. start, parte e parte tutto questo, poi non Sì. è che ci sono No, però. singole note, a quel punto diventano un fonoforo, è un oggetto, non un sofono, è un Sì, è oggetto, un oggetto punto. sonoro. E Ok. basta, quello poi lo prendo solo come oggetto sonoro, non più come note, per me quello che c'è dentro, tra virgolette, interessa soltanto allo strumentista che sta sopra, che lo ascolta e reagisce di conseguenza seguendo quest'altra partitura. Non so se sono riuscito. Certo, adesso ho capito. Il problema però è come. Problema, magari ce ne No, fosse no, solo no. uno. No, ma come si rende. Cioè, allora, come segmenti, diciamo, questo crescendo di pause? Cioè, Ah, ok, quindi quando è che prendiamo decidi? soltanto questa problematica qua, questo qua, il nullo e il rosso, ok. Come No, fai? due domande. Cosa. Maestro? Sì, mi senti? Mi sentite? Ecco, sì. Sì. Mi No, ripete la domanda. quello che mi chiedo è qual è l'operazione che svolgi all'interno di questo segmento di non so, 15 secondi, quello che. Cioè, perché voglio dire, Ok. mettiamo conto che questo sia un solo oggetto sonoro, questa la parte di basso della partitura.
Tu vuoi tagliuzzare questa? Però Sì. questa è un... cioè voglio dire, Cioè, inizialmente era un diciamo che è inizialmente volevo questo, è come se utilizzare. tu avessi un nastro e a un certo punto metti il Sì. volume a zero, poi lo rimetti su, poi lo Sì. rimetti a zero, Questo così. rosso sì, è proprio quello. Questo rosso sì, è proprio quello. Cioè, mentre inizialmente nelle prime versioni avevo utilizzato quella funzione random, quella funzione che avevamo fatto qua, qua, eccolo qua. Cioè, utilizzare questo qua, dur figura. No? E poi quello che Sì. avevo pensato è farlo sentire o meno ognuno di questi slice. Adesso mi è venuto in mente, cioè proprio è venuto in mente durante la settimana di semplificarmi ulteriormente, non utilizzare questa cosa, ma utilizzare questa qua, che se, cioè utilizzare Una la funzione funzione lineare lineare. che mi dice che praticamente mi dice ogni volta di quanto devo aumentare le possibilità di Sì, ma annullamento, ecco, cioè ma questo di ogni mandare a zero. volta è l'ogni volta che mi preoccupa, ogni volta quando, nel senso che io là vedo una funzione continua, no? C'è un triangolo Ecco qua, è qua che proprio. È la funzione continua ogni quando. E questo nel senso che appunto qui c'è il 50%, a metà, no? Questo è sì. nel primo quarto, cioè quindi ecco perché io mi stavo pensando a impelagarmi su questi vari cicli while. Cioè c'è un primo ciclo while che parte da zero, cioè un primo ciclo while che dall'inizio del brano fino a un quarto del brano, quindi tot secondi in base a quanto stabilito che dovrà durare, quante volte viene ripetuto appunto tutta la partita, lo spartito, e quante, cioè, un quarto del tempo, questa funzione, una funzione lineare, aumenta il numero di volte che può accadere l'annullamento, che ci possono essere gli annullamenti. Poi, altro stop, altro ciclo while, si va invece dal massimo, dalla metà in questo caso perché è 0,5, fino a 0. Poi altro ciclo while, Sì, non so però Mauro, se... non mi è chiaro come viene scandito il tempo in questi cicli while. Ogni secondo, ogni millisecondo, Sì. ogni tre. Sì, no, in secondi, sì. Sì, ma in Cioè, secondi, ma quello che adesso voglio non... dire è c'è uno step in cui viene ricalcolato il random di probabilità che una cosa sia azzerato oppure no? No, non ho Cioè, capito la domanda. non sto capendo come funziona sto while. Forse la cosa migliore è guardarlo, forse lo capisco meglio. Eh no, Cioè, anche quello ancora non l'ho fatto, quello è il comincia problema. il while comincia, ma ho capito, ma allora praticamente tu mi stai dicendo quei primi 25 secondi o quello che è, no? Il Proponiamo che primo esempio, triangolo. che facciamo per semplificare, facciamo che siano 2 minuti tutto intero, per dire. A 1 minuto qui è il Quindi 50%, qui questo sono 30 secondi. sarebbe 30 secondi, ad esempio. Ok. Allora, questi 30 secondi passano con un solo suono, con un solo oggetto sonoro. Poi dopo, appunto, che sia fatto di parecchie cose dentro, non importa. L'oggetto sonoro è uno solo, che dura No, 30 allora, secondi. se no, no, allora forse questa cosa qua, prendo un attimo la parte di questo qua, ok. Allora, sia questo cioè tutta l'estensione di questa cosa qua può durare 4 secondi, viene ripetuta, 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 ripetuta più e più volte Come 4 secondi? Quale dura quattro Faccio un esempio, secondi? cioè per la durata dipende ovviamente dal BPM o quant'è, 4, non 4 secondi, ovviamente dura di più. Io quello che intendevo è che in questo primo quarto di tempo questa cosa è ripetuta più volte. Più volte viene letto il campione, cioè il nastro fondamentalmente. Durante la ripetizione
cioè durante la rilettura, alcune Allora si volte, calcola, cioè sempre di più viene, sì, sempre più volte va verrà bene, ok, adesso non è silenziato chiaro. alcune Cioè, parti, di tot millisecondi. alla fine di una volta si ridecide che cosa fare la prossima volta. Sì, perfetto. Quindi magari la prima volta è arrivato qua, non so se vede il mouse, poi Sì. arriva qua, poi arriva qua, però comunque deve tenere quindi memoria naturalmente di quello che è successo perché questa è la funzione Beh, cioè, lineare. deve accumulare il tempo deve Ecco, passare. Ecco, sì, appunto, quello appunto. che mi stavo chiedendo è come passava il tempo lì, perché se il tempo non scorre, sarà dura che succeda qualcosa. Ok, bene. Adesso mi è chiaro. Quindi questa prima parte è un frammento di nastro. È un pezzo di 4 secondi di nastro che si ripete sempre uguale, o è Sì. Si diverso? ripete sempre uguale, soltanto che appunto Eh sì, succede che salvo interruzioni. sì, in Ok. questa parte qua, perché questo rn num va eliminato, ormai questo non serve più la parte in blu. E quindi sì, fino al 50% del brano è così. Poi dopo, dal 50%, risuccede la stessa cosa di questi annullamenti, Però al più si aggiunge contrario. che anche il pitch. Anche il pitch viene modificato e anche la posizione di lettura, cioè non parte più ogni volta da zero, cioè dall'inizio del campione, ma la lettura la randomizzazione aumenta sempre di più, quindi la lettura del campione può iniziare da punti sempre diversi. Ok, va bene, facciamo, dai. Allora, io avevo preso non questo. Ma secondo me il buon punto di partenza è questo, che era il più semplice tutto, utilizzando questo driver, che appunto è il più semplice tutto Va quanto. bene. Ponendo che appunto la parte registrata sul nastro già esiste, come se fosse così chiamata. Ok. Partendo da questo, ho pensato che questo naturalmente va eliminato. Tanto per cominciare, perché Perché? non ha più senso di esistere. Era l'instrument, perché bisognava scegliere quale strumento utilizzare, se quello mono o quello stereo. Qui è mono, perché soltanto quella Va registrazione bene. mono, non ho più la problematica. Ecco perché infatti l'instrument è diventato uno solo. Eccolo qua. Ok, benissimo. Poi, Allora, altre cose che qui anche questo automaticamente va eliminato, perché naturalmente non diventa più un array, perché si ricorda che nell'esempio che lei ci aveva fatto si giocava su tre suoni, su tre campioni diversi. Qui non è più qua, il problema non c'è più e quindi pure questo va eliminato. Bene, però sì. Per renderla soltanto letto, sì, aspetti, tutto sta in testa, non devo riuscire soltanto a spiegarlo. File, a questo punto suono non è più questo. Mi corregga se io sto eliminando cose che non dovrei eliminare o No, il sto a problema è questo che punto non. adesso almeno un suono ci vorrà, se no. Sì, e pensavo appunto che. Qual è il primo di questi suoni? Perché io A non questo punto farei, è un. guarda, io non leverei l'array. Fai un Ah, array. ecco, meno male che non l'ho cancellato e l'ho messo No, ma soltanto. nel senso Ok. che farei un array con solo un suono, perché se poi per caso metti conto, lo Giusto, vuoi. giusto. Tu basta Cambi che idea. metti. No, 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 fermo, fermo, fai undo. Lì basta che tu metti un hash, un diesis prima del secondo suono, cioè metti veramente chiusa parentesi quadra e un hash. Quello sta commentato via. Giusto, Ok? giusto, così me lo Cioè tengo. cambia il meno possibile. Questo a questo punto lo devo togliere, perché Cosa? quello era lo strumento. Ho tolto lo strumento perché qui diceva che era praticamente secondo questa classe dovevo dargli Sì.
il numero, la durata e poi c'era lo Allora, strumento. Qui ti lo insegno strumento alcune abbiamo. piccole cose, guarda, perché Sì. no, non vale la pena che lo togli lo strumento. Ah, Cioè, allora allora c'è rimetto una regola, aurea della programmazione. Quando allora, non è. aspetti, prima facciamo una Quando. cosa. Senti. Scusi, faccio Sì. così perché sennò ho combinato già troppi danni, lo Vabbè. riprendo così almeno e commento solo e non elimino più. Ok. Allora, la regola, Mauro, la regola Sì. aurea è che se non è rotto non si ripara. Ok? Giusto, Cioè, mi pare non, giustissimo. no, oh, quando le cose, vabbè, dice non mi serve più, però tanto no, mica ce lo devo mettere io il numero dello strumento. Volendo, se dici, vabbè, rendiamolo invisibile questa cosa però. Allora, tu Ok. potresti fare che metti un valore di default lì nella dichiarazione della classe, nella definizione della classe, metti instr uguale 1. Lo Questo posso mettere significa, direttamente qua. sì, questo significa che se non ce lo metti, l'instrument è 1, no? E così non sei obbligato a mettercelo sotto, ok? Se non ce lo Certo, metti sei però a questo a 1. questo punto lo devo eliminare. Questa parte ho Quale? fatto bene adesso eliminarla. Questo io ho tolto a questo punto, dato che già c'è Sì, sì, qui sì, sì. sulla linea 27. Aspetti che così almeno. Giustamente Grazie, grazie. questo qua a questo No, punto però lo elimino. no, aspetta, se è lo strumento 2, no, No, vabbè, non non è è non lo. c'è solo uno Ok, strumento, quindi. ok. Ok, quindi quello va bene così. Quindi lui userà lo strumento 1. Ora vorrei farvi vedere un'altra tecnica carina da usare al posto delle classi, cioè al posto di linear della funzione linear, perché questa funzione lineare è un po' brutta, nel senso che questa ogni volta ricalcola i fattori, no? Però si può usare una tecnica di Python che sono le funzioni classe, ok? Per esempio, se adesso noi ci costruiamo la classe linear, che ha esattamente quei parametri là, cioè, scrivi classe linear con la L maiuscola, poi fai due punti e inizializzi, fai underscore, underscore, init, underscore, underscore, aperta parentesi, self, e poi ci metti quegli argomenti là, x0, y0, x0, y1, x1. E T non lo metto? No, il T no, Cioè metto solo perché questi? sì, adesso vi faccio vedere perché. Ok, questi praticamente salvi la riga 18 e 19 te le puoi ricopiare sotto dentro l'init. Non è mica giusto sto B. Dove? Ah. È y0 meno a per x0 meno aperta parentesi o meno senza per boh, a per x0 perché sennò questo non funziona così. Oh, e poi questi diventano questi coefficienti fanno parte della classe, no? Sono self.a e self.b. No, Qui lo devo mettere. certo. Ok, adesso, allora, questa è una tecnica di Python che vi avrei voluto spiegare, non c'è mai stato modo. Adesso, allora, se adesso qua voi definite una funzione, guarda che l'init non va bene. Init Ah, underscore eccolo qua. underscore sì, ok. Adesso se voi qui sotto definite una funzione che si chiama no, però allineata col def del def underscore underscore col underscore underscore
E poi fate aperta parentesi. Aspetti che eccolo, deve essere attaccato se non sbaglio, giusto? Sì, dovrebbe essere, Sì, va bene attaccato. Fai self. E qui ci mettiamo lo T. Ok, poi fai chiusa parentesi, due punti. Mo ti ricopi para para la riga 20. E però fai self.a moltiplicato t per più self.b. Adesso ogni volta che ti serve una funzione lineare, adesso ti faccio vedere come la chiami, poi dopo la chiameremo dentro il codice. Fai per esempio la prima delle funzioni lineari, la fai L0 la chiami, ok? E fai uguale linear con la L maiuscola, aperta parentesi. Vabbè, facciamo che questa va da 0 a 0,5 e lo fa tra 0 e 30 secondi. Quindi questa è 0,0 virgola 0, no, scusami, 0,0 virgola 0,5 virgola 30. Mi Basta. scusi un attimino che me lo segno. Allora, praticamente Aspetta, perché adesso start. questo la useremo proprio. No, no, questa adesso era solo per farti vedere, poi la cancelliamo. Poi e qua poi vai quando ti serve di chiamare questa Scusi, però funzione. questo non ho capito. Allora, da 0 va, arriva a 0,5 in 30 secondi. Mi No, sono no, perso uno no, 0, allora. no, 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 aspetta un attimo, tu hai messo y0, x0, y1 e x1. Quindi da y0 che fa 0 al tempo 0 che è x0, Ah, arriva ok. y1 che è 0,5 in x1 che è 30. Ok, sì. Questo è come hai messo gli argomenti, se li vuoi mettere, io li Sì. avrei messi diversi, avrei messo x0, y0, x1, y1, fa lo stesso, cioè, ok? Quindi tu qua c'hai yx, yx, ok? Poi vai a capo, adesso qua, quando vuoi chiamare, questa L0 che ti è tornato è un'istanza della funzione. Capito? Quindi qua prendi L0 e fai aperta parentesi 23 e questo ti ritornerà l'y equivalente al tempo 23. Ah, Capito? Oh, e di questo queste te ne puoi fare quante ne vuoi. Cioè L0, L1, tutte quante con parametri diversi. Capito? sì, Aspetti, ok, vabbè. No, leva ste righe 28 e 29, adesso la usiamo dentro il codice questa. Però ok. puoi levare le righe 17 e 20, nel senso che quelle non E servono a più. questo punto non lo uso più. Questa si chiama una classe chiamabile, perché c'ha implementata questa funzione call. Capito? Io mi segno tutto. È una cosa che sta a metà tra una classe e una funzione. Però la cosa bella di questa è che non ricalcola sempre A e B come faceva quella di prima. No? Ok. La calcola una volta sola e dopodiché ti dà tutti i valori che ti servono quando la Mi chiami. vado a prendere ogni volta il punto per punto, cioè lo calcola soltanto una volta tutta la funzione, tutti i valori. E poi io vado a prendermi No, volta per volta veramente il no, punto si che mi... calcola Che... solo, no, veramente no, si calcola solo i coefficienti dei Oh, valori. ah, E poi dopo su ti quel fa il punto, calcolo sul momento, su quel punto preciso che ho sul punto richiesto. che gli dai. Ok? Ok.
A posto, adesso andiamo a vedere sotto come facciamo le cose. Allora, tu adesso parti da un now uguale a zero, suppongo, insomma, quello che è. E lui fa, sceglie a caso uno dei tre campioni che però non E ci in sono questo più. caso non, quindi non mi serve. Sì, questo file. Ecco, però io invece di cambiare tutto, metterei che. No, quello lo puoi levare. Oppure semplicemente, no, invece di levarlo, scusami, fai file idx uguale a 0 e poi ci metti un commento davanti al randint, così vedi fare il minor numero di cambiamenti. Perché questo così ti Sì. permette di tenere lo stesso codice di prima. Ok? Sì, e tornare indietro per vedere se c'è qualcosa che ho fatto, qualche modifica che non era da fare. No, appunto, ma se fai il minimo delle modifiche. Ok, adesso questi sono gli strumenti, sono tutto quanto, va bene, benissimo. Adesso la durata nominale, la durata nominale di che cos'è? In questo caso utilizzava prima appunto questa funzione che adesso non che abbiamo tolto. Utilizzava. Ma che E diceva quindi adesso. now? Ah, ok. Allora adesso io per esempio adesso fuori dal loop mi farei una Fuori? sì, qua prima del while. Ecco, per esempio qua metterei ldur, cioè la funzione lineare della durata, no? È uguale a linear con l'L maiuscola, aperta parentesi. Allora, sì, questa è giusta come messa. Linear con la L maiuscola, sì. Start dur, virgola 0, end dur, virgola tot dur. Adesso sto start dur e end dur stanno più sopra, sì. Aspetti che qui. No. Start dur 0 end dur tot dur. Ok, quindi sotto questa Sul ciclo funzione while, nel ciclo while o scendendo qua? dentro il ciclo while Ok. non c'è bisogno che fai niente, lì cambi quella funzione linear aperta parentesi now eccetera eccetera con. No, beh, l'uguale, quello che c'è, la durata nominale la tieni, no? Sì, no, pensavo di fare così. Ok. Dur nominale uguale ldur, bravo, aperta parentesi, now, chiusa parentesi. Vedi, è un po' più elegante. Ok. Ok. Allora, vabbè, tutto il resto va de plano. Adesso ci sono, c'è il random della durata. Che qui naturalmente lo dovrò modificare perché sarà sì un random, ma pure questo dovrà seguire però comunque sempre una funzione lineare, cioè sarà ci avrà un peso, cioè in realtà è il peso che deve aumentare, non so se mi so, è il peso della randomizzazione che deve aumentare in maniera lineare. Mi sono spiegato, maestro? Sì, Parlo cioè di tu questa qua sezione qua, quella verde. il problema è che devi decidere che. Che poi in realtà no, non è dur, scusi, ma sarebbe poi pos, posizione. Però vabbè, skip sarebbe. No, lo skip è dentro il file, Sì, è il punto di lettura. Che no? non verrà, cioè da qua, come vede, a un certo punto non verrà letto sempre dall'inizio, ma aumenterà il livello di randomizzazione in cui viene Ok, letto. allora Che avevo questo si può. pensato che 1 era un valore del 30%.
vabbè, quella è una cosa mia, però ancora non dovevo fare dei tentativi e vedere musicalmente cosa mi piaceva di più. Stavo cercando di ragionare. Però adesso sì, è una cosa. Elucubrazioni mie, non faccio caso. No, è che la questione è che potremmo, cioè, se questa cosa qua deve tirar fuori un valore vero o falso, perché, allora, certe volte devi tirar fuori un valore. Allora, in A questo volte invece caso. deve essere 0 o 1, cioè c'è il suono o non c'è, certo, sì. Quindi Ok, vabbè, allora adesso facciamo prendiamo così. uno dei due, cioè nel senso magari il nulla vogliamo utilizzare, adesso ci occupiamo del valore 0 o 1, cioè c'è il suono o non c'è il suono magari. Poi Perché possono. per questa cosa qua io farei un altro oggetto classe, eccetera, eccetera, senza, cioè, sotto, facciamo una classe che si chiama, che ne so, scelta pesata, non so come cioè, questa fa una scelta pesata, no? Tu gli dai dei pesi e in base a dove. E in realtà, adesso qua ci metti gli stessi argomenti della funzione lineare, che però saranno i pesi della funzione, capito? Perché noi qua dentro ci mettiamo una funzione lineare, poi ci mettiamo il random che fa la scelta. Quindi fai y0, x0, Ovviamente y1. copio questo, paro, quindi questo. Però questi sono i pesi che si modificano nel tempo della Oh sì? funzione lì, ok? Quindi Ok. qua tu a capo, no, fai, ci metti 2 punti. Ah, ci mancano anche sopra i 2 punti. Ok, e anche qua. Ok, qua tu fai self.lin è uguale linear con la L maiuscola, no? Di aperta parentesi, y0, x0, y1, x1, cioè gli passi quelli che. Ok? Boh, adesso facciamo la funzione call. No, deve essere allineata. Ok. Def underscore underscore call. No, c'è uno spazio. No, Ok, ci sto ok. adesso. Underscore underscore, aperta Avrei. parentesi, self e punto t. Qui ci mettiamo una T. In questo caso, quindi, sarebbe Ok, aspetta, return. aspetta, no, aspetta che qua dobbiamo No. fare un po' più complicato. Ok? Allora, qua noi dobbiamo vedere qual è il peso della scelta, no? Allora, io qua mi calco mi farei farei peso uguale self.lin punto aperta parentesi t chiusa parentesi, no? Cioè, questo cosa mi tornerà? Mi ritornerà prima 0, poi 0,1, poi 0,2, no? Ok, e adesso facciamo un tiro random, no? Che starà tra 0 e 1. Io la farei, no, la farei così, rand o rnd o tiro, quello che te pare, dado, come lo vuoi, uguale random aperta parentesi chiusa parentesi.
Allora adesso metti, vai a capo, fai result uguale false, lo fai false con la F maiuscola, uguale false. Questo lo settiamo il risultato a falso, ok? Lui tira fuori vero o falso, ok? Poi vai a capo e scrivi if, aperta parente, no, if spazio, dunque, se random è minore o uguale a peso, oppure minore di peso, ok, if rnd minore, questo adesso, beh, siccome lui comprende anche lo zero, io farei minore, minore di peso. Spazio È peso, minore peso. due punti, result uguale true, no? Cioè no, così, no, è uguale true, No. true, Ah, vabbè, true perché con stavo la, ok. pensando che era vabbè che uno è uguale a true e fa non No, so no, quale non l'ho linguaggio fatto. sta cosa e vai a No, no, vabbè. è in C, è così, in Non mi C, ricordo. ma Okay. in L'ho C, tirata no? fuori dal cappello della testa, cioè chissà da dove, vabbè, c'entra niente. Adesso fai a capo e lo allinei con l'if, return result. Questo che cosa farà? Quando peso è 0, il result è per forza false, no? Che quell'if, Giusto. no? Quindi adesso poi devi decidere che cosa fare con questo false, se false vuol dire che non fa le pause, o se true vuol dire che le fa. Ok, Che fa? Beh, forse che comunque non le fa questa. e true che le fa. Che true è panda lampa zero. Beh, allora dobbiamo scambiare le condizioni. Cioè, Oh, vabbè, contrario, sempre uguale. Insomma, l'importante è che sì, falsa allora che invece c'è il in suo. questo caso, se è sotto al peso, cioè, allora, facciamo che tu sei a 0,25. Ok. Allora, hai tre quarti delle possibilità che venga fuori false, no? E un quarto delle possibilità che venga fuori true. Ok. E allora true deve esserci. E un quarto, tre quarti che non. Che sia false, 3 qua e un quarto che sia true. Allora no, sì, allora deve essere false, deve essere che c'è suono e true che non c'è, che è 0. Perché voglio che aumenti, cioè, Sì, più aumenta cioè la funzione lineare, più c'è all'inizio non possibilità ci che è sono 0. pause, all'inizio non ci sono pause, Che è ok? appunto. Benissimo, va bene, allora adesso qua andiamo sotto allora no, prima del while ci facciamo una di queste classi, sotto tutto, dove c'è la funzione lineare pure. E qui ci metti. Allora, cosa abbiamo detto? Se è true deve fare la pausa e se è false non la deve fare. Sì. Allora, chiamiamo una variabile fai pausa. Perché se questa è vera, e questa fa parte, è la classe pesata con la P maiuscola, uguale pesata con la P maiuscola. Adesso qua bisogna metterci i contorni, per esempio parte da un y0, no? Al tempo 0, guarda che sopra sul linear manca una virgola. Ok. Allora, parte con y0 al tempo 0, e virgola poi è 0,5 a tot dur. Dico bene? Tot 1 più senza, poi ecco qua, già 0 e 0 è 0,705 tot 2, sì. È giusto, no? È questo, è così. Sì.
torniamo indietro, vai sotto nel while. Allora, lui fa tutto quanto e io ti propongo che se fa, cioè, ok, lo skip, ok, adesso qua sotto lo skip. Facciamo questo, if fai pausa, aperta parentesi, now chiusa parentesi, due punti, fai print, aperta parentesi, aperte virgolette, adesso qua ci mettiamo una bella cosa che ce la fa vedere la pausa. Dei commenti, fai punto e virgola, devi No, non ho capito. fare punto e virgola, backslash n, no, backslash è ok, punto e virgola, spazio pausa, ce la scrivi proprio, backslash n, punto e virgola. Quelli sono i ritorni a capo, basta. Ok? Adesso vai a capo di questo e scrivi else, due punti, e il print lo allinei con l'altro print. Cioè, questo fa parte del. Cioè, se deve fare la pausa, la fa, e se no, suona. Ok. Basta, fine della questione. Il codice non si è complicato troppo. Ok. E ho aggiunto questa funzione, Questa questa cosa adesso qua. che frammenta. Beh sì, queste non sono male, le classi funzione possono fare un sacco di bella roba. Sì, perché questa adesso io qui me la sono giocata appunto per randomizzare, cioè queste pause, questi silenzi. La stessa cosa poi le posso sfruttare sempre loro pure per gli altri parametri. Sì, adesso qua ci potremmo fare una collezione di funzioni, cioè di funzioni chiamabili tipo lineare, esponenziale, quello che volete, no? Cioè, per fare tutte le funzioni che volete. Va bene. Comunque, adesso chiudiamo questo e proviamo se funziona sto codice. Endure, c'è scritto, devi fare endure. Da qualche parte è scritto endure, alla riga. Ah, dove dichiari la funzione? Linear, la riga 45. Endure. Ah, mancavano di. No, Lo so. che è successo? C'è una che manca, andiamo a vedere dov'è questo. Ah, sì, nella funzione lineare sta. Ecco, alla riga 20 è self.by y0 meno self.i per x0. Allora, vediamo se fa delle pause crescenti. All'inizio non ne Vediamo, richiede aspetta, troppo. vado. All'inizio non ne fa, Sì.
E E poi poi sempre di più, sì, eccole qua, eccole qua. mi dirai che sono un po' poche, non lo so. Cioè, questo non lo so. Però tu basta che cambi il peso. Sì. Cioè, se per esempio quello da 0,5 diventa 0,75, vedrai che ne fa di più. Faccio la prova, Eh maestro. certo, Vado. anche 80, quello che te pare. Diciamo. Vabbè, questo è un po' estremo, poi dopo. L'importante è che non faccia troppe pause uno dietro l'altro. Sì, ok, solo qua questa ne fa due, però va benissimo comunque. No, beh, E adesso poi qua, tre. qua puoi decidere, e beh certo, Sì. E verso la che va fine. bene, che è quello che volevo, che poi così lo strumentista cercherà poi di seguire questo, diciamo, questo ritmo di pause, chiamiamolo così, anche se è brutto, però Ok, intende. E quindi ci sta. sì. Sì, adesso si possono fare altre cose, per esempio puoi fare la funzione pesata unica. Cioè che non ripete mai Cioè? lo stesso, cioè che non ripete mai lo stesso valore, no? Cioè se per esempio l'ultimo valore è un false, lui se lo salva e fino a quando gli viene un false ritira il dado. Però questo rischia di Ah, essere. Eh? no, sì, ho capito, però no, 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 ma questo è come la giusto vedo per io, dire. sì. Giusto per dire, nell'idea delle funzioni random, tu puoi fare scelte univoche, scelte non univoche, Sì. no? Per esempio, tiri dei numeri a dadi, c'è possibilità che con due dadi c'è possibilità che ti escano due dodici di seguito. Sì, è raro perché sono un sesto delle possibilità, no, non un sesto, sono un dodicesimo, mi pare. No, un 36esimo, no? Però può succedere che escono due dodici di seguito o due due, no? Che è altrettanto raro. E così via. Ok? Yes. Io appunto in questo caso specifico, sì, sono d'accordo con te che va bene che si ripetano, magari non metterei questo peso troppo forte. No, sbaglio. Fai una cosa, Sì. questo codice, mettimelo anche sulla chat. Sì, In maniera sì. che poi lo mettiamo agli atti sempre. Sì, poi dopo lo fa, ok. Sì. Ok, adesso come possiamo ulteriormente strutturare questa cosa? Perché vedi che, ok, tu qua ne devi fare uno, però di queste figure qua ne devi fare tante, no? Allora perché non strutturare questo codice in maniera che lo fai una sola volta? Cioè non fare un while, un while, un while, un while, ma solo in una volta fargli fare questo andamento qua, Gli fai tutto fare questo rosso tutto. dell'arrendo. Ok. Allora, guarda come si fa. Adesso prendiamo esattamente tutto quello che abbiamo fatto. Torna in alto. No, no, sotto la classe pesata. E scriviamo qui la classe processo. Due punti. Allora, processo che cosa c'ha? Perché qua, bisogna decidere che dati gli passiamo al processo. Ok? Siccome questi sono tutti più o meno triangoli, e
e hanno questo tipo di funzionamento, però potrebbero essere, poi ne potresti fare anche diversi di processi, no? Potremmo racchiudere tutto in questa cosa, cioè adesso tutti i dati che ci abbiamo sotto li ripassiamo in argomento. Cioè, per esempio, allora sicuramente tot dur glielo passiamo. Forse l'array con i files glielo passiamo. Questo star dur e andur che cos'è? Era un attimo pazienza. Qua. Aspetta, mi Minimo dicono. valore della durata della nota, il massimo valore della Ok, durata della questi nota, appunto, questi che in questo volendo. caso per me non sarà 0,8, ma dovrà essere l'intero Vabbè, valore del. Vabbè, sì, ma questo. glielo passi, fai start dur end dur, dove puoi dire, vabbè, se il valore è meno 1, per esempio, che è un valore impossibile, allora fai la durata della nota. E dur RNG non so che cosa sia, ma lo sai tu. Ok? Adesso fai una cosa, metti due punti dopo la chiusura della parentesi. Ok, adesso guarda che mossa facciamo. Taglia quelle righe là dalla 36 alla 39, levale, metti tutto sotto lì. E qua sì, basta che ci metti. Ok, va bene, facciamo questo, giusto. Facciamo questo. Però invece che fare così, facciamo self.totdur, self.now, self.leeway, self.quell'altro. Questi diventano tutti i dati del processo. Ok, e anche sotto le righe 45 e 46 le allinei con quello e le fai diventare self.ldur e self.fypausa. Vabbè, questo è un processo che fa le pause. Se ti servono altri dati qua, glieli passi. Allora, adesso qua, per esempio, self.dur è uguale a Aspetta, tot.dur. non l'ho persa. Pronto? Self, Visto? ci siamo? Mi sa Sì, ci sono. sento come se. Ok. Self.tot.dur è uguale a tot.dur. Self.now va bene così, self.leeway va bene così, questo va bene così, self.files li metti uguale a files, ok? E self.startdur metti a startdur, questi li devi tutti parametrizzare. Adesso qui sotto a questo facciamo il processo, fai due tab, no, fai un tab, no, no, scusami, no, no, mettiamoci sotto la def, allineato col def. Ok, def, spazio, come lo chiamiamo? Run, vai, manda. Aperta parentesi, self, virgola, no, niente, non c'ha, no, questo piglia e lo fai girare, e fai due punti. Adesso tutte le righe sotto bisogna allinearle con un tab, Quindi stanno dentro al elimino il def. while.
No, no, no. Tu... Però puoi eliminare la riga 47. Dalla 48 in poi sono tutte tabbate in maniera da stare, ecco, lì, esattamente là. Proprio così. Mi sa che lo puoi fare anche in una botta sola se selezioni tutte le... Vabbè, se no, fallo così. Due volte, mi sa, No, due due volte. volte. Sì, Sì. giusto. Boom. Ok. Adesso però devono diventare tutti self. No, file DX non c'è, non fa parte dei No. nostri dati. Self.suono però sì. Ah no, suono no, Sì. scusami. No, self.files. No. Questo non è alla riga 49, è suono uguale self.files. Ok, adesso vai giù. La durata nominale è dur nominale uguale self.ldur perché fa parte dei dati. E poi qua la durata dur rng fa parte dei dati, vero? Sì. E anche sotto. Oh. E anche self.maxdur, no? O no? Non mi ricordo. No, startdur e No. enddur sono. Ok, vai giù. E quindi maxdur e mindur, ah, sono quelli decisi. La durata è quella così. L'ampiezza è quella cos'ha. Ok, adesso è if self.fypausa. E poi alla riga 65. Fai self.now più uguale a dur. Ecco, adesso sotto, adesso fuori da tutte le classi, qua se tu chiami fai allora p è uguale P. p come processo, p minuscolo. Poi puoi fare P1, P2, P3, P4, capito? E sono tutte delle classi processo. E quindi qua ci metti processo è aperta parentesi. Il primo argomento è tot dur, no? Tot dur, Sì. files e start dur. Ok, vamos. Allora. Qui ci va, tot dur. Ah no, tot dur Quindi non sa, no, 30, cioè devi mettere il numero, proprio 30, virgola. Poi aperta quadra, suono con la S maiuscola, qua ci vogliono i parametri di quel suono là, aperta parentesi, no, aperta parentesi, non so. qua belli devo Vabbè, se... recuperare. Vabbè, ma mettici quelli del secondo suono, Faustis, cioè quelli che sono commentati. L'ho perso, dove ce l'ho? Eccolo qua. Cioè va bene qualsiasi cosa, poi dopo ci metti la cosa vera. Ok, poi dopo la parentesi quadra chiusa fai virgola. Poi che cos'altro ci va? Start dur che era, ecco, li abbiamo cancellati, non mi ricordo più, ma comunque facciamo che, non so, Tanto mi metto qua così non dobbiamo risalire ogni volta. sì, Così li vedo. Start vai, dure la durata iniziale della lettura del campione. sì, E quindi può quindi. essere 0.5, quello che è, insomma, tanto fa lo stesso, adesso l'end dur Sì. finiva più lungo o più breve, non mi ricordo. Finiva più breve. Doveva finire se non sbaglio. Ok, e poi mi ricordo l'ultimo che è 0.3. Ok, basta. Adesso vai sotto e
scrivi bello bello, vedete che devi scrivere p.run, aperta parentesi, chiusa parentesi, fine della questione, salva, vediamo se funziona. Naturalmente tu puoi metterci i parametri che Ho sbagliato, scusate, mi scordo sempre che bisogna ricordarsi dell'estensione BI, se no non lo considero. Scusi, dicevo. no, niente, fallo girare, vediamo come va. Allora, qua se siamo dimenticati qualche cosa. Totur is not defined. A che riga siamo? Qua non mi dice mai le righe. Vabbè. Vai sopra, c'è un qualche errore di sbaglio nell'inizializzazione. Self.totur, ecco. Ecco. Va bene, va bene, capita. Questo non è, ecco, no, è che alla riga 39 è self.leeway fratto 2. Ah, giusto, era diventato. Questo adesso non perdona. Va bene. Importa, questo Vediamo posso quanti ne eliminarlo. altri. Now. Now perché non ci abbiamo messo self. Ah no, sotto, vai sotto, questo è nel run. O il self.now minore di self.totdur, ovviamente. Perché questi sono tutti i dati interni adesso della classe. Ok, salva. E che altro c'è? Dur nominale. No, non è dur nominale, non è, è una variabile volatile, ma Ah no, è qua, self.now. è self. E forse anche sotto, vai sotto perché anche pesata c'ha lo stesso problema. Self.now. If fai Lo vedo. pausa è 61. Vediamo se l'abbiamo fatta. E ancora c'è un now scoperto. Nel print, inst now self.now. Ah, qua. E poi anche quello è un self punto alf lv. No, è proprio self.now meno self.alf lv. Che altro manca? Basta, dovremmo esserci. Ah no, sì, dovremmo esserci. No. Ancora Allora pure self questo dur, self.file. no, self file l'abbiamo, no, non è dur, ma è self.leeway, Ah. è leeway che è interno. Riproviamoci. Ok, però questa adesso vuol dire. Adesso guarda il. Vabbè, questo l'ha fatta adesso, poi dopo te l'aggiusti se non ti piace come funziona. Per esempio, potresti aggiungere il dato della pesatura, lo potresti aggiungere come parametro, perché è importante quello, no? Qui è cucito dentro il dato della pesatura. Però tu adesso per fare 5 processi, ma che dico 5, 1000, 30. Eccetera, basta che aggiungi una riga con P1, P2, P0, P1, P3, P2. P4, sempre stesso processo e Vabbè, ci aggiungo questo soltanto i parametri perché è che mi ci sempre lo accomodi, stesso. giusto? Ecco, però questo è sempre perché è il processo come ti piace a te. Nel senso che se non ti va bene, vabbè, puoi fare varie classi. Si può astrarre questa cosa, si può fare tante cose, diciamo, per
no? Però vedi che a scriverlo così le cose diventano molto più semplici. Tu ti sei fatto il tuo bottone personale che genera le cose come dici tu. Ok? Sì, così non c'è quel groviglio di while che volevo fare. Non c'è Torno bisogno, tu basta intanto. che fai i processi e Certo, poi l'ho gli visto. dici run e torni e te va a fare un caffè e torni che lui ha finito. Adesso il prossimo step di una cosa del genere è di separare i dati dal codice. Vedi che qua ci sono un sacco di dati che sono cuciti dentro. Ok? Questo non va tanto bene perché il codice Non è riutilizzabile, tra non virgolette, è tanto sarebbe solo per questo. riutilizzabile. No. Allora, una cosa che si può fare è mettere i dati in un file, formattato in un certo modo, per esempio un file YAML, cioè un file di testo che contiene i dati, oppure JSON, il formato che vi pare a voi e di cui ci sono già le librerie dentro Python per leggerli, decodificarli, eccetera, eccetera. E dopodiché cioè gli fai leggere il file al processo e non ti devi rompere le scatole a scriverti tutte le cose. Tu passi la tua vita a gestire i dati, non il codice, capito? Sì. Intanto Vabbè, però questo diciamo è uno step successivo. le condivido subito. Che è successo? Ho bloccato No, se hai levato la condivisione. tutto. Ok, no, volevo mettere in chat. Sì, mettilo così lo mettiamo anche agli atti. Se le dico che non lo so fare, lo si mette, eccolo qua. Posso Col semplicemente più. mettere qua, vediamo un C'è po'. un più. Ce la puoi fare. Ce la puoi fare. Sì. Allora, c'è un più. Il più C'è un devi più fare. che non vedo. Come? Riesco. Mi sa. Beh, se vuoi Se condivido, ti faccio vedere dov'è. però mo farà un effetto matrioska infinito. Perché? Fa questa cosa qua. Beh, ma dove sta Slack? No, tu devi Ah, su condividere. Slack, io pensavo che lo No, condividessi non qua, adesso. no, no, Ah, a no, 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 posto. su Sì, no, su Slack. Slack lo so fare, certo. Ah, No, no, io ero ok. convinto che lo voleva in chat qua No, e qua adesso. non si può fare, qua non Ah, c'è ok, la ecco allora perché non lo condivisione trovavo. dentro. A No, posto. qui non c'è, non c'è. Ci si può solo chattare, ma non si può scambiare file. Uno. Va bene. E due. Messi. Anche su Ok, Slack. poi li metterò appunto in GitLab. Ragazzi, non so come posso fare per spronarvi a fare le cose, cioè, avete domande per esempio rispetto a quello che abbiamo scritto qua o ci sono delle cose che non avete capito, dei dubbi, delle incertezze.
silenzio ha senso? Avete tutti capito tutto. Tutto chiaro, tutto chiaro. Dal punto di vista proprio del linguaggio, algoritmico, eccetera, eccetera, si possono fare un sacco di altre finezze e cose carine, eccetera, eccetera, però appunto prima vorrei farvi fare le cose e punto, no? Per esempio, questa cosa del metodo run del processo, il metodo run in realtà è una sorta di quello che in Python si chiama un generatore, cioè è un affare che gira e genera qualcosa. Allora, il qualcosa da generare potrebbe essere esterno cioè i generatori in linea generale si usano in una maniera un po' particolare, si usano come iteratori e sostanzialmente noi potremmo avere un pezzo di codice che ci passa il now, ok? E noi ci facciamo delle cose e lo modifichiamo, e dopodiché appunto vabbè, insomma, questo tecnica un po' complicata, però non succede niente a non saperla, semplicemente si fanno le cose in maniera un po' più contadina e basta, ruspante. Ok, va bene, se non ci sono altre domande, altre cose, beh, possiamo anche salutarci. Io però mi aspetto che la prossima volta abbiate qualcosa, ciascuno di voi, se non proprio tutto il pezzo, abbastanza roba per poter valutare come vanno le cose. Ok? Ok. Boh, ci possiamo salutare, credo, no? Ok. Arrivederci a tutti. A lunedì, grazie. Alla prossima, arrivederci. Grazie.